Allora, grazie Presidente. Io alla fine di questa discussione vorrei un po' anche, diciamo, sfatare certe cose che sono state dette in aula e non so se ci riuscirò magari tranquillizzare alcuni consiglieri che hanno visto in questa delibera qualcosa di preoccupante, di pericoloso, non lo so, si sono espressi con termini vari. Io interpreto questa delibera, per quanto mi riguarda, assolutamente in senso e in termini completamente estremamente positivi per questa città. Innanzitutto, come ho detto prima, poi ho visto qualcuno entrava e usciva, probabilmente si sono persi il voto sull'emendamento in cui abbiamo detto che non c'è nessuna privatizzazione, nel senso che non stiamo vendendo nulla, che abbiamo escluso con quell'emendamento la possibilità di alienare il diritto di piena proprietà, quindi si lavorerà attraverso concessioni di diritti di superficie o di altri diritti di godimento, mentre non trasferiamo assolutamente la proprietà del bene. Inoltre, vorrei anche rassicurare in merito alla partecipazione della cittadinanza in tutto questo percorso e questo procedimento, perché anche lì abbiamo presentato in aula un atto che abbiamo votato proprio per attivare nel corso di tutto questo procedimento dei percorsi che vedano proprio il coinvolgimento dei cittadini in prima persona anche nell'elaborazione delle proposte progettuali che verranno sottoposte all'amministrazione. Voglio però concludere e lasciare ovviamente l'espressione di voto favorevole di questa maggioranza dicendo che è un po' diciamo, dispiace vedere che in questa circostanza si siano volute strumentalizzare delle vicende che comunque hanno visto tutti noi coinvolti. Su questa delibera, infatti, aver inserito la scuola di Via di Cardinal Capranica, secondo me, è una scelta che l'amministrazione ha ponderato e che non ha nulla a che vedere con lo sgombero che è stato effettuato su quella scuola, su quell'immobile, che non è stato di iniziativa del Comune, ma come saprete tutti, è stato fatto su iniziativa della Prefettura, perché era un immobile in cui anche, diciamo, le condizioni di vita delle persone che c'erano dentro non erano sicuramente delle migliori e non voglio neanche diciamo, pensare che cosa po sarebbe potuto succedere in quell'immobile che non era destinato ad abitazioni e che aveva anche degli impianti con delle bombole del gas pericolosi se ci fosse stato veramente un incidente. Quindi, io rimando e spedisco al mittente tutti coloro che hanno, diciamo, le accuse di coloro che hanno voluto strumentalizzare su questa vicenda. Sono due vicende separate e secondo me questa amministrazione ha fatto bene ad inserire quell'immobile all'interno di questa delibera perché è giusto che i cittadini ricevano un segnale immediato. E noi con questo non vogliamo cancellare quello che è accaduto, anzi vogliamo dare valore a quello che è accaduto e trasformando quel luogo in qualcosa che sia veramente utile, vissuto e sentito dai cittadini di quel quartiere. Quindi, ripeto, per noi questo è un atto importante che vedrà sicuramente un seguito in cui l'amministrazione, sono convinta tutta, sia nelle commissioni, negli assessorati, seguiranno anche gli sviluppi successivi. Ben vengano gli interventi da parte dei municipi, della cittadinanza, di tutti coloro che vorranno partecipare a questo percorso, perché noi ci crediamo e secondo noi questa è proprio l'occasione con cui Roma potrà vedere, diciamo, realizzati sul proprio territorio dei progetti di qualità, dei progetti, come ho detto prima, sostenibili, che porteranno al recupero di beni ad oggi abbandonati. Questo lo voglio sottolineare perché comunque in questa delibera non sono rientrati immobili tuttora funzionanti, immobili che attraverso i quali noi diamo servizi al cittadino, ma sono stati selezionati proprio quegli immobili che avevano
le caratteristiche che ho detto prima, di abbandono, di disuso, di degrado, e quindi questa per noi deve essere un'opportunità. Per questo noi ci crediamo, come ho detto prima, la porteremo avanti con convinzione e voteremo a favore della delibera.